Fabrizio Dab 2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab 2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio Dab 1 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Uno RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Uno RGK539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio Dab 1 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento. Uno RGK539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, benvenuti a tutti. E allora? Fabrizio Dab 1 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, benvenuti a tutti. Grazie per il raid. E allora, andiamo avanti con il nostro lavoro qui su farming. E allora, welcome everyone, welcome to the stream, welcome to our rendezvous with waiting for Farming 22. Welcome to our rendezvous of the Saturday night. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du samedi soir avec, en attendant, Farming Simulator 22. Salut à tous. Voilà. Et un saluto a tutti quanti. E benvenuto all'appuntamento con Farming Simulator 19, aspettando Farming Simulator 22. E allora io direi, capo di pure a cominciare a fare un po' quello che sa da fare. Allora, l'ultima volta abbiamo raccolto semi di soia. So in the last live streaming I plant soya beans. Dans notre dernier direct, j'ai planté de la soia. E allora, quindi morire calce viva, ok. Quindi calce viva, potrei anche prendere il John Deere per spargere la calce viva. Ok. Vi do il benvenuto alla live. A voi che state guardando questo video in diretta qui su Twitch o in replica sempre qui su Twitch, oppure la registrazione in differita su YouTube, sul mio canale YouTube. Hi everyone, welcome to the stream, thank you for stopping in this channel, in the channel, thank you so much. Thank you if you are watching this video in live streaming or on rerun here on Twitch, or if you are watching this video on my YouTube channel. I hope you will enjoy. Vengo con gli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Ui, Maurizio Max,
Carissimo super mega presidentissimo DJ, buonasera. Allora hai trovato il tuo sound alert preferito. Dovrò ricordarmi, se ho memoria, che sei tu quando metti lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Buonasera, carissimo. Onorato di averti qui. Ho iniziato un po' prima, stasera, perché così, insomma, posso andare a salutare eventualmente, mi posso intrattenere per un po' più di tempo con gli amici streamer. Tutto bene, carissimo Maurizio. A te com'è la situation comedy? Noi qua oggi ci siamo armati di buona volontà perché praticamente c'è da lavorare un po' di più, perché l'ultima volta che ho lavorato su questo campo, quando ho seminato i, si chiamano i girasoli là, richiedeva la manutenzione, qua richiedeva la calceviva, solo che siccome l'ultima volta molto pigramente non l'ho fatto. E se lo sapesse il Gran Maestro Jason Farm mi farebbe una tirata di orecchie, non l'ho fatto. Quindi adesso, siccome bisogna farlo assolutamente, allora ecco che ho detto quasi quasi, arrivato a sto punto, mi ci metto piano piano e facciamo. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Eh beh sì, meglio non dirlo al Gran Maestro Jason Farm. Se non ricordo male, stasera il nostro amico la Zappa Storta non va in live, giusto? Il sabato mi pare che per lui è time out, se non ricordo male. E quindi vediamo un pochettino poi. A chi fare il raid stasera? Ecco, sono passato un po' a dare un'occhiatina a Frontomod 101. Upparan stamattina, purtroppo, siccome ho dovuto fare un po' di cose, non mi sono potuto fermare nel canale, quindi non ho potuto fare il consueto giro di saluti. O gire di saluti, e quindi poi come al solito. Ah, quindi va in live, ok. Allora ho fatto bene ad anticiparmi, perché almeno così mi accavallo molto meno alla sua live, perché diciamo che facciamo Will Alfredo carissimo. Ca, mi sciule fess. Hai Ha ragione, capito? ecco. ti dicevo, per evitare di accavallare la mia live su quella di altri amici streamer, soprattutto quella della Zappa Storta, ho detto stasera mi anticipo di una mezz'oretta, così una mezz'oretta prima, insomma, mi vado a fare un bel giro dei canali in live. E ovviamente scusate se non ho fatto il padrone di casa, ma oramai Maurizio tu qua sei il padrone di casa, quindi Maurizio, io stavo pensando una cosa, dato che tu sei. E io vago! E io vago! Va bene, paga tu, Alfredo, paga tu. Anche se qua dovrebbero arrivare un po' di soldini. E che cosa? A che cosa stavi pensando, Maurizio? Dimmi un po'. Secondo te a cosa stavo pensando? Paga tu. E dicevo, siccome tu sei
Bravo a fare gli onori di casa. A tempo perso, quando vuoi, potresti iniziare a fare un po' di SO. Sempre se ovviamente te la senti, altrimenti non fa niente. Tanto poi ti do 1.000 lire. Vitto, alloggio, imbiancatura e stiratura. Funziona il tasto? Quale tasto dici, Maurizio? Aspetta, ora ti do il comando. Uppla, aspetta un secondo. Allora, mo. Allora, ti nomino. Allora, vediamo un po'. Alla faccia del bicarbonato di sodio! Prova a dare un attimino a scrivere un altro messaggio. Adesso puoi fare yes o. Esclamativo yes o. Adesso hai la funzione. Vedi un po' con quale icona ti esce stavolta. Però ho detto a perdita di tempo, poi se insomma non ti va me lo dici, insomma. Qua in questo canale gestisci tutto tu, sentiti libero di fare, di muoverti come ti pare. Grazie. È un onore per me averti come supporto nel canale. Insomma, almeno così potrei fare un po' più gli onori di casa. Alla fine comunque qua vedrai che troverai tante persone molto tranquille. Diciamo, non faccio proprio una ASMR al 100%. E quindi dovresti prendere il sound alert 1.000 lire, lavatura, imbiancatura e stiratura. E sei tu che comandi qua, caro Maurizio. Tu mi dici quello che devi fare e io lo faccio. Io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sì. Sempre alloggio, vitto, lavatura, impiegatura e stiratura. D'accordo. D'accordo. 100 lire. Per la fine della contrattazione arriva a 1.100 lire. E quindi, ma una 1.000 lire di all'epoca, di anni 50, era bello stipendio. E io pago, eh? E io pago. Allora, vediamo un po'. Io qua in questo momento però sto un po'. Alfredo, ci sei ancora? Scusami se ti ho un po' messo da parte. Allora, niente, caro Alfredo, devi sapere che qua l'ultima volta, cioè domenica, che ho fatto la raccolta dei semi di soia, e qua
dovevo fare precedentemente, avrei dovuto fare un lavoretto, e che un po' sinceramente ho detto vabbè, poi lo rimando. Però ci ho seminato la soia e mo mi tocca, però stavolta mi tocca rifare qua, perché devo piantare qualcosina di un po' più consistente. E quindi stavo pensando di seminare un po' di avena per i cavallucci, che dovrei avercene ancora un po'. Sì, Maurizio, da PC, perché ti giochi da console a farming. Anche tu PC, ma se non mi sbaglio anche tu giochi a range, o sbaglio, o forse ho avuto un abbaglio. Ma è bellino. Poi sai, mette anche a dura prova la propria capacità di organizzazione. Ah, ok, dopo do un'occhiatina. Thank you. E alla fine Ranch Simulator, io all'inizio pure io un po' lo vedevo, sai, quasi un gioco arcade, però poi arcade, diciamo, per modo di dire, insomma, una cosa piuttosto semplice, ecco. Però poi invece mi sono reso conto che mette veramente a durissima prova la tua capacità di organizzarti e vedere quello che devi fare. Infatti io generalmente faccio una sorta di briefing una mezz'oretta prima di andare in live, guardo un attimino le cose, poi annoto su un block notes, io le annoto ancora a mano qua, pensate, annoto su block notes delle idee, e poi sai, un po' come alle scuole elementari o alle scuole più in generale, ti assegnano il tema, ti danno la traccia e tu lo sviluppi, e quindi poi da lì io poi ce l'ho sott'occhio, per cui durante la live do un'occhiata a quei 2-3 punti e da lì poi inizio a sviluppare l'idea, e poi ovviamente, diciamo, poi col tempo, man mano che inizi a familiarizzare, poi ti rendi conto stesso tu che diventa anche più rapida la parte organizzativa, e quindi almeno io parlo per me, dopo una decina di minuti ho già iniziato a sviluppare le idee, poi ovviamente man mano poi diventa tutta un'improvvisazione la mia. E infatti alcune cose che ho fatto, tipo la costruzione della scala laterale della struttura, quella è stata un'improvvisazione. Ed è anche abbastanza piaciuta quella scala, ed è comoda, perché poi per esempio io posso arrivare con la macchina sulla discesa a fianco alle scale e posso scaricare il tutto là. Però ovviamente adesso al posto della finestra dovrò mettere una porta a piano terra, perché poi così potrò accedere all'interno, perché i tavoli li ho messi
diciamo così, l'attrezzatura l'ho messa al lato opposto, quindi dal lato dello steccato. E mo mi devo piano piano devo sviluppare anche idee divertenti, insomma, che non siano monotone. Oh via, eccoci qua, sono ritornato un'altra volta in webcam. E allora, Maurizio, alla fine, a proposito di farming, alla fine poi ho fatto il preordine. Ti ricordi quando dissi poi vedo, però già so come va a finire? Non so se l'ho detto a te, l'ho detto alla zappa storta, alla fine è andata a finire come ho detto io. L'ho presa e mo come tante alla faccia del bicarbonato di sodio. e ho preso anche come si chiama il season pass, una cosa del genere, e alla fine ho detto, mi sono fatto due calcoli, tanto più o meno quella cifra l'avrei spesa man mano che sarebbero uscite le DLC. Però lì perlomeno ho tutto incluso, per cui man mano che escono le DLC non avrò nemmeno più bisogno di andare a insomma a vedere quando escono, acquista, cosa. Mi esce direttamente tutto incluso, un po' come ho fatto pure con Farming 19, ho preso la versione Platinum. Esatto, non solo, ma per il fatto che insomma, il fatto che ti permette pure di poter giocare con altre persone che non hanno il PC multipiattaforma, diciamo così, è buono. Perché mi è capitato in diverse occasioni, per esempio Fernbus si trovava in buona difficoltà su Farming, però io non potevo dagli una mano perché lui gioca su Xbox, quindi su console. E allora sto fatto qua è buono pure perché ti permette pure di interagire anche con altre persone che non giocano su PC, e magari noi che giochiamo su PC ci possiamo rendere conto delle limitazioni che hanno i giocatori su console. E questa è anche una cosa abbastanza buona perché riesce ad apprezzare meglio la vasta scelta di mod che noi abbiamo su PC. Esatto, sì. Sarà una grandissima famiglia perché tu vedi quante persone possono interagire le une con le altre, insomma, e hanno fatto un'ottima riflessione e ne è valsa la pena attendere questi 2-3 anni. E ora ci tocca soltanto, mi tocca rifare un'altra volta le 3000 ore di gioco che ho fatto qui su Farming 19. Anzi, mi sa che ho superato le 3500 ore. Cioè, veramente su Farming ci ho passato veramente il periodo della chiusura totale su Farming. Ci sono stato un sacco di tempo. Perché poi, sai, all'inizio, ti dirò di più, all'inizio, quando lo dovevo comprare, dissi a me che è un gioco della fattoria, queste cose qua, ho detto ma che sarà mai? Però poi dopo
man mano che ci inizi a giocare, poi per esempio acquistandolo su Steam tu sblocchi gli achievement, or Kaimen, non so come si dice, e praticamente là diventa anche una sorta di partita competitiva, per cui veramente per raggiungere alcuni risultati ci sono voluti diversi mesi. Infatti poi le ho completate tutte al 100%, gli achievements. Sembra un gioco banale, ma in realtà farming non lo è proprio così. Non è banale, anzi, tante cose, i nomi dei macchinari, cose che io non sapevo, le ho imparate grazie a farming. Poi insomma, è fatto veramente, mi ha appassionato. Io che vengo da un altro genere di giochi, un po' più tattici, diciamo, cecchini, un po' di simulazione di guida, queste cose qua. Però poi guardando Nicche, Miticaccio, Robby Mello 81 e Nora 24 mi sono ancora di più appassionato, e quindi diciamo che questa passione la devo pure a loro. Insomma, perché poi tu quando devi fare una cosa vai su YouTube, ti cerchi il video e da lì poi ne segui uno, ne segui due, e poi alla fine ti appassioni. E tu invece come l'hai scoperto farming, Maurizio? A parte che sei l'amico della zappa storta e di Jason Farm, quindi come direbbe Totò, ho detto tutto. È vero questo, ma infatti e così è stato. Ah, ma tu allora sei, ho capito, beh, tu sei della parte della vecchia guardia, e beh, allora sì, ci sta tutto, è abbastanza normale allora. E il 17 pure era bellino. E da là pure ultimamente ho rivisto dei vecchi video di Nick su Farming 17, insomma, poi ogni tanto vado a spulciare. Ah, e chi sono questi amici? Fai un po' di pubblicità al loro canale, scrivi il nome del canale. A proposito, Maurizio, gentilmente, visto che ti trovi, se puoi fare anche un po' di pubblicità ai canali degli amici. Io purtroppo non tutti riescono ad entrare nella schermata del canale qua, nelle informazioni, quindi se gentilmente basta che scrivi i nomi dei canali, Arvid, Wopparunner, così facciamo pure un po' di pubblicità. Tanto poi chi guarda questo video in replica, o se lo vanno a guardare singolarmente, gli esce la chat per intera. So, welcome to the stream, welcome, and now I have a moderator, his name is Maurizio Max. So welcome Maurizio, I hope you will I know that you will do your best, and thank you so much. E ovviamente mi raccomando, seguite anche i canali che trovate in questo momento nella chat, che sono la zappa storto, poi seguite la chat. Adesso c'è il padrone di casa Maurizio Max che vi farà una bella presentazione dei mitici canali.
Vediamo se riusciamo a fare quest'ultima striscetta qua. Mi sa che non ce la facciamo. Sta troppo lontano là. Ui, Macho King, carissimo. Bentornato nel canale. E come dicono gli inglesi, how are you, my friend? Ho avuto il piacere e l'onore di avere nel canale un grandissimo moderatore, il moderatore per eccellenza. Ah, questo no. L'ho preso in prestito al canale della Zappa Storta, ma mi sa che lui qua sarà lui a comandare, perché come dico sempre, nella mia azienda comandano gli operai, e quindi mi sembra giusto e doveroso lasciare, come diceva il grande Toto, carta bianca. Ecco, non è una trasmissione televisiva. Ok, noi ci siamo quasi. Qua mi pare che era giusto un pezzettino, e infatti, e insomma, un pezzettino qua. Allora, io adesso in questo momento sono indeciso, sapete, perché vorrei. Sta pensando di piantare o l'avena per darla ai cavalli, oppure di nuovo i girasoli. Voi che cosa dite? Cosa devo piantare? Avena o girasoli? Chat, a voi l'onore di decidere. Voi comandate e io eseguo. Ovviamente potete anche utilizzare i sound alert del canale. Avena, infatti, anche Macho King. E infatti è quello che volevo fare, anche perché poi se mi avanza un po' di avena io posso sempre andarla a vendere, e quindi di conseguenza posso sempre recuperare qualcosina. E io pago! E chi è che paga? È vero, giusto. Oramai in Dublin devi sapere che Maurizio Max è il padrone del Dublin. Ho detto, quello comanda lui qua. Anzi, in realtà comandate voi dalla chat, quindi io qua sono il vostro umile operaio. Voi comandate e io eseguo. E allora facciamo così. Ma questo, meglio scaricarli di qua. Poi appena posso devo scaricare devo scaricare la mod che raccoglie tutti i pallet e li sistema. Allora, boh, il fertilizzante, ah no, il fertilizzante no, può servirmi nella
della coltivatrice, qua nella piantatrice, come si chiama? Ok, allora quasi quasi, siccome il peso è leggerino. Mappe come frizza, come calano i fotogrammi. Ho la vaga impressione che c'è qualche mod che... Ca, nessuno è fesso, ha capito? giustamente, ha ragione. Ca, nessuno è fesso. Allora, la seminatrice dovrebbe essere, non mi ricordo. Allora, intanto iniziamo a lavorare sul campo. Non fateci caso se il mio lavoro, diciamo così, è un po' da molto da principiante. Ma domanda, ecco, perché sono un profano? Ma si passa prima la calce viva oppure si lavora prima il terreno? Perché... Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio! Addirittura. Ok, quindi diciamo che... la sequenza diciamo che è quasi corretta, eh? Ok, quindi diciamo che sto andando più o meno una così e così, e voi mi direte, dopo che hai giocato più di 3500 ore ancora devi capire il meccanismo, e ci avete laggiù. Anche perché io quando ho seminato la soia ho utilizzato l'aratro, quindi in teoria la prossima volta dovrei girare, quindi areggiare. No, questo è un areggiatore, no, questo è dischi erpice. Ah, l'areggiatore, si prima calcia e poi sì, ma chi è che paga però, Macho King? Allora ho capito, facciamo così, perché voi giustamente, siccome siete coloro che comandano e io eseguo, quindi io coltivo, io preparo e voi mangiate. Ok, dimmi tutto. Vita, alloggi, biancatore e storiatore. Eh beh, giustamente. Grazie, grazie. Bello. E io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sì. Sempre alloggio, vitto, lavatura, impiegatura e stiratura. D'accordo, d'accordo. Ok, allora siamo d'accordo. 100 lire. E chi stira qua? O c'è qualcuno che paga? Mettiamo un po' la visuale interna, altrimenti fa troppo... E io pago! E io pago! Ah, ecco. Ok, allora
Il raccolto è stato gentilmente offerto da Macho King 82. Sì, ma io volevo prendere una seminatrice più grande, ma chi è che paga il conto? Ha capito? Mac-basso-t-basso Teo ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Quella Matteo, Matteo, benvenuto nel canale, grazie per il follow. Insieme a noi in questo momento c'è Macho King, poi c'è il mitico Maurizio Max e poi ci sono altre persone che non scrivono. Comunque vi do il benvenuto, ti do il benvenuto e benvenuto nel canale più pazzo del mondo qua. Allora Matteo, dimmi un po' una cosa, ma anche tu giochi a farming? Matteo, devi sapere una cosa, che nell'azienda del DAB, cioè in quell'azienda che gestisco io qua su farming, praticamente gli operai decidono e io che sono il dirigente, quello che dirige la baracca, si mette sul campo e fa tutto. E quindi qua è una cosa un po' particolare in questa azienda. sì, comunque, caro Matteo, hai già pensato se acquistarlo o pardon, preordinarlo a Farming 22? Io, come ho detto prima agli amici, a Maurizio Max, alla fine ho ceduto e l'ho preordinato, considerando che poi in un paio d'anni ci ho giocato per oltre 3500 ore, una cosetta così. Matteo, non so se tu conosci anche... Ora pronomi, Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Mi dai nervi! Macho King, diciamo che... a parte che i prezzi, tutto sommato, sono buoni. Poi mi sono fatto anche un conto. Mi sono fatto due calcoli, anzi. Ho detto, io mi compro il gioco separatamente, poi mi devo comprare le DLC e queste cose qua. Comunque alla fine quella somma lì la spendo. Per cui ho preferito fare come ho fatto con Farming 19, che ho acquistato la Platinum Edition, quindi la full optional per intenderci. E quindi ho fatto pure la pazzia. Ah, poi farming merita. Il costo, diciamo che forse è un po' altino, però dai. E io pago! Ah, ma c'è, guarda che c'è ancora tempo. Se vuoi, puoi sempre pagare tu il prossimo trattore, anzi la prossima seminatrice. Che devo spendere, mi pare, 202.000 euro, però l'avrendo usata, risparmiamo. Però ovviamente vado a vendere i macchinari che già ho. Così, dai, 202. Vai a togliere
il prezzo dell'usato che mi pare che arrivava intorno ai 170.000, meno la vendita del macchinario e ammortizziamo le spese. E io pago! Ha ragione Afri. Ma la vado a prendere per concessionare, voi pagate, vado a concessionare. Li prendiamo usati perché così teniamo da parte un po' di soldini. Anche se dalla vendita dei cavalli poi arriveranno, dovrebbero arrivare 100.000 euro, però al momento non li voglio vendere, ma li venderò il 21 novembre. Venderò i cavalli, venderò la farm, come già ha fatto la Zappastorta prima di trasferirsi. Ha venduto la sua fattoria, ha svuotato i silos e si è trasferito. Maurizio Max, gentilmente, se puoi fare un po' di pubblicità ai canali amici, basti che li metti anche tutti quanti insieme, così chi non li conosce e sta guardando il video in diretta qui su Twitch, oppure in replica, sempre qui su Twitch, nella registrazione, ovviamente sul canale YouTube. So, thank you so much for watching this live streaming. I will do a short presentation. My name is Fabrizio. I am also not here on Twitch community as Dablo or DB. And in this moment, you are watching an experimental creation of a new format called soft gaming. And the goal of this new format is letting you feeling relaxed while watching my contents. I hope you will enjoy this kind of contents and let me know following my channel. Thank you so much and thank you. Alors, merci à tous. Bienvenue dans le canal, bienvenue dans la direct ou dans la réplique. Je m'appelle Fabrizio. Ce que vous êtes en train de regarder dans ce moment-là, c'est la création d'un nouveau format qui s'appelle le soft gaming. Et le soft gaming, le but de ce genre de format, c'est celui-là de faire relaxer ceux qui regardent le contenu, donc une directe ou une réplique. J'espère que vous allez bien aimer ce nouveau genre de format. Et si vous êtes en train de l'aimer, s'il vous plaît, suivez le canal ou ici sur Twitch ou mon canal YouTube. Merci beaucoup, merci beaucoup. E ogni tanto qua non mi devo scordare. E ovviamente, come sempre, io vi ringrazio per essere passati in tenda a questa diretta. Io mi chiamo Fabrizio, da comunità di Twitch Cam conoscono come contronome i Dablo o DB. Quello che state guardando da questo momento non è una diretta normale, ma è praticamente una sperimentazione in un format che si chiama Soft Gaming. E lo scopo di questo tipo di format è che là vi fa rilassare. Spero che vi piaccia e se vi sta piacendo seguite il canale. Grazie ancora. Qui Macho King, grazie mille per essere passato in Lives. Grazie per l'onore di averti avuto in live. E ovviamente
vi invito a seguire il canale che l'amico Maurizio Max ci sta consigliando. Consigli per gli acquisti. E ovviamente se avete un canale che volete come dire pubblicizzare qua, lo potete fare, basta scrivere il nome del canale, non mettete link mi raccomando, e soprattutto non fate arrabbiare Maurizio Max. Ciao Macho King, ci vediamo dopo di là dal Gran Maestro, dal Presidentissimo. Sto gentile, sta messo non proprio benissimo, però carburante c'è. Ok. Ecco qua. E ovviamente oltre a seguire i canali che vi sta consigliando il mitico Maurizio Max, seguite anche i vostri beniamini e soprattutto supportate i loro canali, ma raccomando. Jason Farm, il Gran Maestro. Maurizio, poi tu magari a random ogni tanto fallo in automatico il giro dei canali, così sentiti libero di farlo ciclicamente, quando vuoi sentiti libero. Così facciamo conoscere anche un po' altri canali. Ora pronomis. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Mi dai nervi! E ti è piaciuta questa qua? Vado ancora a prenderne altri di spezzoni. Di sound alert. Oltre a dover fare ancora una sorpresa agli amici streamer, quella di questo film qua è Il Monaco di Monza, quello con Macario. Mamma mia, questo poi l'ho inserito perché praticamente mi ricordavo del Monaco di Monza e avevo pensato, ho detto, ma quello nel Monaco di Monza c'era una battuta. Infatti poi dopo, quando mi sono andato a rivedere tutti gli spezzoni dei video, poi ho scoperto questa qua che non mi ricordavo sta battuta, e poi appena l'ho sentita l'ho inserita subito. Poi voglio mettere quella lì della carta bianca, però poi siccome il canale è anche un canale questo qua frequentato da quelli giovani, giovanissimi, allora ho pensato di non inserirlo, perché la battuta io il colonnello la carta bianca e poi c'è la battuta potrebbe risultare scurrile, quindi ho evitato, però quella era una bella battuta,
bella forte. Sagopa, non ho capito, nel senso tu dici Ah sì, a proposito di battute, non mi ricordo dove che l'ho letto e dice che molto spesso le scene più divertenti sono nate da improvvisazioni. Infatti dice che gli attori studiavano il copione, però poi dovevano stargli dietro a braccio. E Peppino era uno di quelli lì che veramente riusciva a stargli dietro. Peppino De Filippo, il grande Peppino De Filippo, spalla di grandissimi film che hanno fatto insieme. Su, dai, dai. Raffreddore qua. Oramai non possiamo stare vestiti più leggeri. Siamo diventati sensibili, Maurizio, non so te, ma qua le temperature sono un po' ballerine, a volte sono meno fresche, a volte sono molto più fresche, non si capisce niente, come si dice da queste parti. So, did you pre-order Farming Simulator 22 or not? I done. Now I bought the game. Now I have only to wait for the 22nd of November, the date that the game is out, and I am very excited to play this game, this great game. Et alors, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous avez déjà acheté ou préordonné Farming Simulator 22. Moi, je l'ai fait. Je suis impatient de pouvoir finalement jouer avec Farming 22. Maurizio, per esempio, la vitamina D la prendo, però la vitamina C, quella sì. Appena escono le arance, solitamente arance, quelle pure ne mangio parecchie. Arance, limone, una bella premuta di limone con un po' di bicarbonato quando mangi pesante. Fa la reazione alcalina. L'hai mai provata sta a bere il limone premuto con un po' di bicarbonato? Alla faccia del bicarbonato di sodio. Oh, però me l'ho proprio dimenticato questo. Quando inizia l'effetto effervescente, poi lo fa anche
nella pancia, diciamo così. Ed è simpatica la reazione che crea. Ti dà la sensazione di fare di ruttare. Provaci qualche volta. È un potente digestivo. Basta che premi anche mezzo limone. È pompelmo, sì. E tu fai la carica batterie di vitamina C. Effettivamente. Ma quella in realtà mi ha fregato. Una mattina che stavo bello accaldato, sai, dopo che hai fatto un po' di movimento e ti senti bello pimpante. Sono uscito un attimo fuori al balcone, il tempo di stendere alcuni panni. C'era quel venticello, il venticello mi ha fregato, però fortunatamente non mi ha fregato proprio di brutto. È solo che mo sto raffreddore, però è in fase calante, quindi diciamo così che dovrebbe essere la fase meno fastidiosa, ma c'è stato un paio di giorni fa che è stato ieri altri, che la webcam non l'ho messa in live perché stavo con il nasino che insomma era una fontanella. Cammezza ci stai una fondanella, gli una pepri paparella. Quello qua per fare sti lavori qua, sia su questo mega campo ovviamente per lavorare. Quindi calcificare, fare sti lavori qua e seminare, ci vogliono un paio d'ore, belle abbondanti. E quindi il lavoro più lungo e più duro lo faccio, e poi quando è domani mattina, con calma, mi faccio un altro paio d'ore, come ho fatto domenica scorsa. Che stasera preparo e poi domani mattina raccolgo. E devo vedere pure se vale la pena vendere qualcosa. Perché stavo dando un'occhiata, ma la soia, dove sta? Al momento i semi di girasole sono ancora. Dai, soia, eccola qua. Ecco qua, 1800, però ancora un po' bassino. Aspetto ancora un po', vedo se sale e poi eventualmente vado a vendere, perché vorrei, come anticipato, prendere una seminatrice un po' più grande, una da 15 metri, la Amazon, come che si chiama? Là, questa qua ma ti faccio vedere. Eccola qua, Amazon e Condor. C'è questa e questa, però io prenderei questa che è un po' più lunga. È 270 cavalli. Posso tirarla anche con il John Deere, che mi pare che è 300 cavalli. Che poi c'è un'altra più grossa, però costa, mi viene a costare troppo e non voglio spendere troppo. Per una seminatrice. È vero che l'altra mi pare che è 20 metri o 18 metri, 18 sì, che è questa qua, ma mi fermo e ti faccio vedere. Solo che devo acquistare due pezzi e io pago, che è questa qui.
Allora, sarebbe questa qui la Terminator, 18 metri, però spendere più di 300.000 euro non ne vale la pena, anche perché pure se vado a vendere il macchinario usato, per il momento non me la sento, anche perché poi vorrei mettere la mod quella con la stalla per riprodurre i cavallucci. Quella Siberian, carissimo, quella, buonasera. E allora stasera mi sei venuto tu a fare compagnia, perfetto, grande grande Maurizio. Maurizio, devi sapere che l'amico Siberian Husky mi ha fatto conoscere le internal mod per Euro Truck, e quindi qualche visualizzazione in più su Euro Truck, Truck SMP, la devo anche a lui, oltre al fatto che ovviamente quando mi è stato chiesto di questa cosa dell'internal mod, oltre alla spiegazione, carissimo, ho detto che non era farina del mio sacco. Ho detto, c'è stato l'amico Siberian Husky che mi ha suggerito queste cose. Ho detto, ovviamente andate a followare il canale, come si dice in gergo qui su Twitch. E allora, carissimo, stasera sei arrivato? Hai messo il camion nel garage? Io ieri sera ho portato Euro Truck su multiplayer. Ah, io ieri sera ho fatto 1700 chilometri e ho portato anche la DLC nuova, quella lì del Volvo là. Ah, su America, e beh, pure io qualche giorno, qualche venerdì porterò pure American. Ok Maurizio, grazie ancora per il supporto. Poi avvisa il maestro di là che io appena finisco la live faccio un ride e arrivo subito da lui. Grazie ancora Maurizio. Allora, thank you so much to Maurizio, merci beaucoup a Maurizio, e seguite i canali tutti quanti. Grazie ancora Maurizio, grazie ancora per aver accettato la mia proposta qua di... Ora pronomi Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Dai nervi! Ah, Siberian, non farci caso Maurizio, è così, è molto... è una spalla, come si dice in gergo teatrale, è una grande spalla. Ciao Maurizio, ci vediamo dopo dal presidentissimo. Ok, allora sono le 8:30 nel gioco, quindi penso che sì, minare sì, si può fare. Così ci troviamo che magari in tarda mattinata dovremo avere il campo già pronto per la raccolta. Cioè, il giorno successivo. So, watching the time here in the game, it's 8:30 in the morning, so I will have the time
to finish the work and to bring and work on the field. Donc j'ai regardé l'horaire, ici sur le jeu, ils disent qu'il est 8h30 du matin, donc je dois avoir assez de temps pour planter et puis cueillir le jour après. Et donc c'est beau, et oui. Che impressione che uno di questi due sia non messo proprio bene. Quando 1000, ok, si può fare. Vediamo un po' come siamo messi, dov'è? Questi tutti mezzi usati, non questo, non questo, eccolo qua. 2000 euro spesi significa, vabbè, per adesso è molto più veloce. Significa che poi venderò qualcosa, latte mi sa, latte a proposito, quanto lo offrono, vediamo un po', 1500, per il momento no, vediamo l'indomani quanto ci offrono. So I will check tomorrow if I can sell the milk, because I spent a couple of 1000 euros and I need to earn money back. I have to check again the price, the offer price. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte Fichon. Ay ay caramba. Ay ay caramba. Non male il John Deere. Ora che l'ho riparato, va meglio. Ora mi restano due porzioni di campo ancora da lavorare qua. Erpice a disco. Quanto manca? Andiamo un po'. Ok. L'ultima striscia anche dall'altra parte. Thank you.
E noi continuiamo, aspettando Farming 22. GG. E noi aspettiamo, intanto nel frattempo noi continuiamo i nostri lavori. And waiting for Farming 22, we have to work hard. En attendant Farming 22, on doit travailler beaucoup, durement. C'est dur être un farmer. Oh les bébés, c'est dur être un farmer. Ching. Non male questo Jean-Dir. Ok, allora dove mi è rimasto? Vediamo un po'. Sì, quindi solo la parte bassa, ok. Andiamo a, diciamo così, richiudiamo l'attrezzo, altrimenti ce la ritroviamo che sbatte. E non mi sembra il caso di rovinarlo, visto che l'ho appena riparato. Ok, andiamo a raggiungere il punto che dovrebbe essere lì in fondo. Di là. Ok. No. Direttamente là. Andiamo un po'. Sì. Ok, credo di aver capito dov'è. Yeah, yeah. Yes. Allora. Stop. Coi Rolling Stone. Stop. Coin Beatles stop. Ne metto un cuore più nonna, ma due medaglie o tre. C'era un ragazzo che come me non aveva Beatles e Rolling Stones. Girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Decisamente molto meglio. Eri la reginetta di tutta Baia Domizia. Avevi un nome semplice, il tuo nome era Patrizia. Allora, ma aspettiamo prima che si richiuda. Perfetto. Usciamo dal campo. E allora
quasi quasi la metto qua a fianco. Vicino il carro. Spargi di gestato qua. No. Riuscirà, va bene. Come l'ho detto, vado a mettere qua. Ok. Poi vediamo che poi lo devo lavare, altrimenti così l'attrezzo non va bene. Stacco, vediamo un po'. Non mai messo proprio. Allora, se non mi sbaglio, cambiamo un attimo, mi pare che l'altro è la pianta, la seminatrice è l'altro. Ok, allora no, mi sa che questa... No, ok, ok. Lasciamo semi di sogliola. Anzi, quasi quasi. Metto dritto così. Se ce la faccio. Metto pure. Ok, a posto. Quindi lo rimettiamo a suo posto per qua. Devo riorganizzare un po' meglio qua, perché effettivamente non è proprio il massimo. Allora, vediamo un po' come siamo messi con i semi. Let's see what about seeds if we need. Ok, abbiamo detto avena, perfetto. Allora, qua mi pare, mi sembra di averlo sistemato. Vediamo un po'. Non questo. Ah, questo trattore. Dove sta la seminatrice? I have to repair the seeder. Ok. No. Per il momento no. For the moment I will not repair. I will do this later. I need to regain again the money. Vai. Come dice il mitico amico Whoppa Runner. Whoppa Runner. Vai. Ah no, è gire, 9 gire 0. Giusto, gire. Gire, gire. E allora questo trattore qui lo trovate nel Moldab, è un trattore
da 500 cavallucci e l'ho pagato, no, costa 100.000 euro, poi usato mi pare che l'ho pagato intorno agli 80.000 più o meno. So this tractor here you will find in the mod up, it cost 100,000 euros or dollars, so credits, and he had 500 horsepower engine. Alors ce tracteur là, vous pouvez le trouver dans le modap officiel. Il coûte 5000 euros et il a 500 HP de puissance. E ovviamente da lingua napoletana. Allora, su un bello trattoriello cingolato gommato, ho trovato Domodab, cost 100.000 euro, però te 500 cavalli di potenza, è una cosa fatta va bene, che se ne ammarisce, è una cosa bella, proprio bella. Carichiamo un pochettino, poi domani mattina raccoglieremo il tutto e quindi il nostro appuntamento è sempre i due appuntamenti con Farming sono il sabato sera e la domenica mattina, sono un paio d'ore che passiamo insieme, il sabato con Aspettando Farming 22 e invece la domenica caffè in farm, quindi passeremo un po' della mattinata mentre voi magari vi svegliate e andate a fare l'aperitivo dalle 10 alle 12, un paio d'ore, e lavoriamo un po' sui campi, vediamo di scambiare quattro chiacchiere, ovviamente sempre come sempre decidete voi che siete l'anima del canale. So I want to remember you that there are two rendezvous with the Farming Simulator 19. The first is on Saturday at 9 p.m. And the title is waiting for Farming 22, and we will do the first part of the work, and then the Sunday morning at 10 a.m. we will go on the field and go on working hard. We will talk of everything, and I want to remember that you are the head here, so it's you command here. Et alors je disais que les rendez-vous avec Farming Simulator sont le samedi soir à 21h avec le format en attendant Farming 22, puis le dimanche matin de 10h à midi nous allons cueillir et terminé de travailler sur le champ.
E voilà. Approfitto ancora per ringraziare come sempre tutti quanti voi per esservi fermati a farmi compagnia qua in questa live. Approfitto per ringraziare anche voi che state guardando questo video in replica su Twitch e la registrazione su YouTube. Ovviamente la registrazione sarà disponibile il lunedì a mezzogiorno su YouTube. E ovviamente, come sempre, ecco, io vi ringrazio per la vostra preferenza per esservi fermati in questo piccolo canale che grazie a voi sta cominciando a crescere. Il merito è prettamente vostro. Grazie ancora. So I want to say thank you so much to you that you are watching this video or rerun here on Twitch, or if you are watching this video in live streaming here Twitch, or if you are watching this video on my YouTube channel. I want to say thank you so much. I hope to be for you a good company. Idratazione fa bene. Idratazione, ya. Ya. Ci vuole una seminatrice più grande. Ci vuole. Sto pensando di andarla a comprare. Magari vedremo domani, vedremo, o per chi guarda questo video, vedremo nel prossimo video se ne varrà la pena oppure no cambiare l'attrezzatura qua. Al momento sarebbe l'ideale, perché i cambi sono anche abbastanza grandi, sì, che torna sempre utile avere macchinari un po' più grandi che ci fanno risparmiare un po' di tempo. Gigig. Facciamo capolino, anzi caporetto, capolino.
Peccato che l'unica pecca di questo campo è che è asimmetrico. Ma se non fosse asimmetrico, sarebbe veramente un campo molto comodo da coltivare. I semi più o meno ci sono. Quindi questa seminatrice qua, per poter caricare i semi, siamo obbligati ad aprirla perché c'è la scala laterale che si apre per permettere all'operatore di poter inserire il carico all'interno dei serbatoi. Provato quasi quasi. Vada a riempire. Ah no, questa no, quella è quell'altro, ok. Allora andiamo a riempire un po' i semi qua. Quell'altra seminatrice è un po' più giusto, un po' più complessa. Troppo largo. Troppo lontano. Serbatoio davanti, eccolo là. Ok, fertilizzante non ne abbiamo bisogno di rabboccarlo perché quello fortunatamente viene usato poco. Allora, questo è il primo riempimento che facciamo, poi ne dobbiamo fare ancora altri due. Di mantenere la linea dritta, poi veniamo a rifinire qua che il lavoro è stato fatto una mezza zuzza. Stringiamoci un po' qua. La simmetria del campo qua è così, o forse ok, dai, tutto sommato non male, ma mi sa che la seminatrice la devo assolutamente acquistare. Questo è 12 metri, 15 metri, quasi 16 metri se non erro. 4 metri su. 15 metri questa. E 15 metri. Questa, ma questo era quanti metri? Dov'è? Eccola qua, 12 metri. Altri 3 metri fanno comodo, decisamente comodo.
Tico, yes. All right. So, we have to go on. But I must try to do my best for you. Je dois faire de mon mieux pour toi, pour vous. Mi sa che questa seminatrice qua, mi sa che la vado proprio a vendere. Sì, per forza. Vediamo un po' quanto me la valutano. Che se è il caso la vendo e compro quella più grossa. Poi venderò qualche altra cosa volendo. E dovrei riuscire a recuperare qualcosina. I am every time very sure that I must buy a bigger cedar. I'll try to sell this one and see how much I will earn from selling it, and then try to buy a biggest one. Ok, allora la vado a vendere, dai. Andiamo a vendere. Fertilizzante avanzato. Perfetto. Andiamo al concessionario qua. Andiamo a vendere. Non se ne può più. Speriamo di recuperare qualche soldino in più, così insomma. Le uscite dal fondo cassa, come si dice in gergo qua. Cerchiamo di risparmiare e di toccare quando meno è possibile il budget da quello aziendale. Oppla. Vediamo un po' quanto viene valutato questa seminatrice. Ventere. Prendiamo alla larga la curva. Ah, si andrà dall'altra parte, ok. Ok, mettiamola qua e vediamo un po' riparandola quanto riusciamo a recuperare. Era messa male, quindi quanto mi offre? 96.000 euro, ok.
Allora, dobbiamo farla sta spesa. La facciamo una volta e per sempre. Ovviamente la prendiamo usata. 179.000, ok. Ha speso poco dal budget, una settantina di migliaia di euro. Però sono pochini. Però abbiamo una signora piantatrice qua. Avina, Avina, eccola qua, Cristina d'Avina. Parapam, paraparam, pam, pam. Cavallucci, qui i lampeggianti sulla mezza non sono presenti, quindi so bene che quando si va in strada con questi mezzi bisogna accendere i lampeggianti. Ok, e la pazzia l'abbiamo fatta. Abbiamo speso, sì, più o meno una settantina di migliaia di euro. Non tantissimi, ma neanche pochissimi. Però almeno adesso abbiamo una seminatrice che ci permetterà di risparmiare un bel po' di tempo, oltre al fatto che la possiamo caricare così. E ci voleva, dovevo affrontare questa spesa una volta per tutte, prima o poi, e quindi meglio prima che poi. Ok, andiamo a caricare semi e tutte queste cose qua e continuiamo il lavoro. E forse riesco a mettere anche quell'altro fertilizzante. Questo qua teoricamente dovrei riuscire a fare un minor numero di carichi di semi e allo stesso tempo 5.000 semi, mi pare che era quell'altra là, credo di sì. Allora andiamo qua, recuperiamo il fertilizzante qua, Caricat, Novara, Albissardua. Questo me li lascio qua in mezzo a 86%, quindi sono a 3.000 litri di fertilizzante, va bene. L'importante sono, l'importante sono i semi. So I prefer to have more seeds than fertilizer because I will work for a long time on the field. And what I need are the seeds and not the fertilizer. Alors je disais que c'est mieux que j'ai un peu plus j'ai moins de fertilisant par rapport au sème, parce que j'ai plus besoin d'autres choses, voilà. Et guarda qua,
Guarda quando è bella grossa. Tutta un'altra storia. Oh, finalmente. Questa l'avrei fatto in un paio di passate. Guadagnato un metro e mezzo. E io pago! Sogno il lato. E io pago! Ui, chi è che paga? Chi è che paga? Wela, carissimo, come stai? Buonasera e ben ritrovato in live. E qua abbiamo acquistato una nuova seminatrice, carissimo. E alla fine ho dovuto acquistarla perché l'altra era troppo piccola. Alla grandissima, fortunatamente qua siamo, come si dice a Napoli, fresca e toast. Alla grandissima. Allora riduciamo l'uso del fertilizzante. Perfetto. E l'autonomia che aveva, non solo oltre l'altro ad essere più piccolo, l'altra seminatrice era più piccola di un metro e mezzo per lato, poi avevo anche una capienza dei semi molto ridotta. Invece qui abbiamo 5000 litri di semi e fertilizzante circa 3000 litri. Però il fertilizzante non è importantissimo su questo campo perché gli scarti di lavorazione della trebbia praticamente diventano concime. No, questo è da PC, però con Farming 22 sarà possibile giocare in multiplayer con giocatori che sono su altre piattaforme. Pare che si chiama X-Cross Play, qualcosa del genere. Guarda, vedremo più là, perché sarò sincero, non mi sono ancora organizzato a giocarci con altre persone. Però se hai bisogno di qualsiasi consiglio, non crearti problemi, puoi pure scrivere un messaggio quando sono offline, che io che poi quando lo leggo ti rispondo, non ti preoccupare, senza problemi mi scrivi e se ti posso dare una mano su una coltura, una cosa, me lo dici e io lo faccio ben volentieri. E molti me l'hanno chiesto, però al momento non mi sono ancora organizzato. Ma quello sui server, quello sono i server su Farming 22, sarà il multiplayer interno, diciamo così. Però per il momento, diciamo, sto ancora valutando come farlo, come organizzarmi. Per il momento diciamo che non ho ancora ben focalizzato, perché poi andare in live con altre persone occorre pianificare, insomma, le attività da farsi. Diciamo che un conto è farlo offline e un conto è farlo in una diretta, cioè c'è una traccia che rimane, per cui è sempre opportuno ottimizzare, studiare come meglio poter portare avanti un progetto. Però insomma terrò presente della tua proposta, ecco. Discord serve per comunicare, è tipo una chat
a sé, vocale oppure diciamo scritta. Ah, ci voleva sta seminatrice finalmente. Non se ne poteva più. L'altra era bella stretta stretta. E con questa qua ci toglieremo delle belle soddisfazioni. L'ho già utilizzata. È un'ottima seminatrice, però costicchia, un bel po' costicchia. Però l'ho presa con la mod usata, quindi fra la vendita della vecchia seminatrice e tutto qua, diciamo, con ecco qua, la permuta, ecco, non mi veniva il termine, e quindi con la permuta e tutto quanto ho pagato circa 70.000 euro extra. Per cui diciamo che non ho utilizzato e sprecato, o meglio, non ho toccato molto il conto dell'azienda, per cui l'acquisto è stato fatto in maniera oculata. Circa 75.000 euro che sarò pagato. Però il macchinario merita, perché fa risparmiare un bel po' di tempo di lavoro qua sul campo. Eh sì, l'altra sera, come ti dissi, ero un po' meno messo bene, ecco, e quindi non mi sembrava il caso di farmi vedere. Ma no, che io sono una star, sia ben chiaro, ma è, diciamo, un fatto di decenza. Ok, grazie a te per essere passato, carissimo, in live. Ti auguro una buona notte. E io vago! E io vado anche a te, un abbraccione. Ci vediamo domani mattina se ci sei. Buonanotte. Se hai tempo passa, altrimenti magari guardi il video registrato oppure replica. Ciao, un abbraccione. Buonanotte. Grazie ancora per essere passato. Scordato di sollevare l'attrezzo. Centro, e infatti ci sta andando dritto così, sì. 12 metri, 15 metri, ci voleva, ci voleva. 75.000 euro extra spese, ma mai come questa volta. Spese bene, ovviamente,
abbiamo un abbondante e sostanzioso budget da tenere, e che è un'ottima cosa. Soddisfazione sta seminatrice. Ah, finalmente. Ah, meno male che l'abbiamo presa. Però qua mi sa che dovrei mettere quell'accessorio, che la sfera di rotazione, non so come si chiama, però va bene così. Forse dico taco. All right, that's all right, very well. Di consumi, quante volte dovremo andare a caricare la seminatrice. Quell'altra lì erano due carichi e mezzo. Questa qui, in teoria, avendo un braccio più lungo, anche se ha pochi semi, dovrebbe farcela. Ecco qua. Quindi devo mantenermi allineato a questa linea qua. E dovrebbe andare meglio, dovrebbe essere molto più lineare, credo e spero. Che punto siamo? A me siamo a buon punto, dai. E
sì. Vediamo un attimo. E vabbè, poi dovrò rifinire meglio i lavori a bordo campo la prossima volta. Cercherò di essere un po' più preciso. E fa sempre quel dentino là, non so perché. Bello questo trattore, 500 cavalli, 100.000 euro, lo trovate nel Moldav. Questa invece è la seminatrice di Defu che trovate nel gioco, Amazone, come si chiama, Condor, 15.001. Allora, quasi mi andrei a... No, ma continuo. Mi auguro che vi stia piacendo il soft gaming e mi auguro che vi stia tenendo in buona compagnia. I hope you will enjoy, you are enjoying the soft gaming. And I hope that I am doing to you a very good company. Thank you so much. Please stand by. Devo fare l'abitudine con quest'altra seminatrice qua. Eh sì. E allora... Ogni sera me ne vado a passeggiare. E l'hai voluto te. E sì. Ogni sera me ne vado al cinema. Sta andando meglio, ha raddrizzato un po' la linea, anche se l'ha ha fatto comunque il gradino, il dentino, anzi, e infatti, e vabbè. Ne avremo un bel po' di avena da raccogliere, ma assai ce ne sta da raccogliere. Faremo una bella scorta per i cavalli e poi il resto lo andremo a vendere. E dovremo recuperare un po' di soldini qua. Anche se la vina non la pagano quanto la soia, però. Se non ricordo male, qua la vina non è che la pagano tanto, però dai. Recuperare. Fa bene, non fa male. Raddrizziamo un po' la testa del campo qua. E dicevo che questo campo, se fosse stato leggermente più lineare, sarebbe stato molto più semplice lavorarlo, però con una bella seminatrice, bella grossa come questa, e allora è facile, diciamo così, risolvere il problema. Ui, mi sono scordato di accendere. Ecco, ora possiamo andare.
Com'è questa? Ok, la linea è questa a terra qua. No, qual è? In mezzo qua, ok, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sì. Quindi ogni linea di queste qua, ogni solco sono 3 metri. Anche se sto facendo un lavoro a mezza zozzo qua, però. Andiamo dritti. Il lavoro non è proprio stato fatto nel migliore dei modi. Ma facciamo così, va. Seguiamo l'andamento lento. Vieni, vieni con me. Oh, vieni, vieni con me. E oh, Adelaide, 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 vieni presa a me. Show me the way. Oh, show me the way. E oh, Adelaide, 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 boom, boom, shake it, boom, boom. Pa-ra-pa-pa. Andamento lento. Andamento lento. Chiama Zian Tunello. Se non fosse per quella pancetta là, questo pure devo caricare un'altra volta. Eh. 1700 qua, quindi comunque alla fine un paio di carica e scarica si fanno lo stesso. Però risparmiamo avendo 3 metri in più. Di larghezza. Riusciamo a fare meno passaggi. Decisamente. Siamo quasi 1400 simi. E se mi sbaglio, devo caricare ancora un'altra volta i semi. Bello grande questo campo. Bello costoso anche andarlo a piantare, a seminare, però poi dopo si raccolgono dei bei soldini. Silenzio, ja, und
da fare. E allora approfittiamo un attimo per raddrizzare la linea qua, ma avrei dovuto farlo dall'inizio. Eh sì, però con un piccolo colpetto di correzione qua, diciamo che dritto per dritto si può fare. Peccato che questo campo, come ho detto prima, è asimmetrico, altrimenti sarebbe stata un'ottima goose. Shock big goose. Allora, io quasi quasi direi di andarla a caricare adesso, perché poi dopo ultimiamo il nostro lavoro e lo terminiamo, e poi param 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 pararararararar tarararararararar. Ah, ma quella contiene molto più fertilizzante. Ah, è vero, sì, ora che ci penso. Perfetto, perfetto. Apriamo le ali, chiudiamo il convoglio o convoglio e andiamo a finalmente a fare un lavoro decente o degente, diciamolo. Iniziamo così, ecco qua. Diciamo, ci resta sempre quella punta da rifilare, però va bene così, va bene così. Tutto sommato il lavoro sta venendo in maniera decente. Noi intanto aspettiamo il 22 novembre per poter iniziare a toccare con mano le novità di Farming 22, chiedo scusa, e vedere un pochettino il tutto. E ovviamente su questo canale verrà scoperto insieme a voi un po' questo Farming. Vedremo un po' le differenze fra il 19 e il 22, e ovviamente se siete appassionati di Farming e volete essere sempre aggiornati, vi consiglio il canale, la pagina Facebook che si chiama Mondo Gaming, e il canale dell'amico e maestro Jason Farm, che fa parte di un team di Farming. Sono italiani, e c'è anche un canale Discord, e in questo gruppo c'è anche l'ambassador dei modder italiani, ovvero Peppe978. Per chi volesse capire chi è Peppe978, è colui che ha creato la mod del Turbo Star, così come del Fiat 968, se non ricordo male. Insomma, è un ambassador
di farming e un bravissimo modder. E quindi vi consiglio, se siete appassionatissimi, ecco, di passare nel canale di Jason Farm durante le sue live, anche un canale YouTube Jason Farm, per cui tutte le novità, come faccio io, mi vado a cibare dal grande Jason Farm. Ovviamente poi, se avete, come dire, anche se conoscete altri bravi streamer, allora andate pure ovviamente anche da loro. E soprattutto, se conoscete piccoli streamer, sosteneteli, perché è dura. Ci sono tanti grandiosissimi streamer e poi ci sono quelli piccoli come me che cercano di creare contenuti, diciamo così, di qualità, non di un certo livello, ma di qualità. E quindi ai piccoli streamer sosteneteli, che è molto importante. Ovviamente, da come avete potuto vedere, in questo canale non viene mandata la pubblicità durante la live, ma prettamente in replica. Per cui se dovesse capitarvi di guardare la replica e parte la pubblicità, guardando la pubblicità, quindi gratuitamente, voi permettete al canale di poter in qualche modo sostenersi. Ecco, se magari avete sì, siete soliti uscire dal canale quando vedete la pubblicità, ecco, se vi riesce a restare, guardare quel po' di pubblicità, aiuterete il canale, diciamo, a mantenersi. Ovviamente poi, per chi vuole sostenere il canale, può anche effettuare una sub, un abbonamento al canale, diciamo così, e che poi vi permetterà di poter guardare le live senza interruzioni pubblicitarie, e ovviamente sosterrete il canale. E io pago! E io pago! E io pago! Giustamente, chi è? Vediamo un po'. Buonasera, chi è che paga? Ok, ci siamo quasi. Manca quest'ultima striscetta qua. Poi ci andiamo a rifilare alcuni pezzi che fanno leggermente pina qua. Ci siamo, ok, abbassa. E vai. No, no, no. Ho fatto. Ecco, ora sì, vediamo un po' la velocità, 13 km orari, però 13 km orari, se mettiamo anche la lunghezza del braccio, che sono 15 metri, insomma, abbiamo risparmiato da un punto di vista. Un po' di tempo in più,
E allora approfitto intanto per ringraziare tutti quanti voi per esservi fermati a guardare questa live. L'appuntamento con Aspettando Farming 22 è per la settimana prossima, quindi sabato prossimo, sempre dalle ore 21 in poi, sempre qui su Twitch. Ovviamente poi il video, questo video qui, sarà disponibile anche su YouTube lunedì alle 12. Poi, se siete interessati ad acquistare Farming Simulator 19 a prezzi scontati fino al 70% o a preordinare Farming Simulator 22 o semplicemente acquistare anche i giochi per altre piattaforme, quindi PlayStation, Xbox, eccetera eccetera, troverete nella descrizione del video il link per acquistare, dove acquistare i giochi scontati multipiattaforma, e poi troverete quattro link che sono i miei canali social: YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente anche Twitch. Poi vi aspetto come sempre sabato prossimo. Poi l'appuntamento, c'è un altro appuntamento con Farming, il caffè in campagna è la domenica mattina dalle 10 alle 12 e chiacchiereremo un pochettino e porteremo avanti parte dei lavori fatti durante la live del sabato sera. E se vi è piaciuto, se vi sta piacendo il soft gaming, allora vi invito a seguire il canale, lasciare un bel follow al canale che non costa nulla, e poi ovviamente qua è già cresciuto, quindi possiamo anche chiudere. E quindi io vi ringrazio, per voi che state guardando questo video in replica, restate ancora sintonizzati, perché al termine di questo video partirà il caffè in campagna, quindi prosegue la programmazione del canale. E adesso passiamo a salutare gli amici in lingua inglese. So thank you so much for making me company. Thank you so much for watching this live stream. I want to say thank you so much if you are watching this video or rerun here on Twitch, or if you are watching this video on YouTube. So you will find, if you are interested to buy this game, Farming Simulator 19, or pre-ordering Farming Simulator 22, you will find in the description of the video a few links that are the link where you can buy the game multi-platform at low price, up to less 70%. Sorry, so I was saying you will find a few links that are the link where you can buy the game or other games multi-platform. You will spend less 70%. You will find four links that are my YouTube, my social media channel, that are YouTube, Facebook, Instagram, and as well Twitch. So if you are watching this video or
or rerun, please stand by. Don't leave the video. You will watch the video of the Sunday morning cafe in campaign. Thank you so much again. Thank you so much for the follow. Thank you so much for everything. Now I will talk to my French friends. I was forgetting that you will watch this video on YouTube on Monday. Thank you so much. Et alors, notre rendez-vous avec Farming Simulator en attendant Farming Simulator 22 termine maintenant. Notre rendez-vous c'est pour samedi prochain à 21h. Si vous êtes intéressé à acheter ce jeu, votre jeu à prix réduit jusqu'à 70%, vous allez trouver les liens dans la description du vidéo, que sont les liens pour acheter les jeux multiplateformes à prix réduit jusqu'à moins 70%. Puis vous allez trouver quatre liens, que sont les liens pour suivre mes canaux sociaux médias, que sont YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. Et si vous êtes en train de regarder ces vidéos en réplique, s'il vous plaît, ne quittez pas le canal. À suivre, continuera la programmation du canal. Maintenant, je vais saluer les amis napolitains et le royaume. Io vi ringrazio come sempre. L'appuntamento è per sabato prossimo con Aspettando Farming 22. Sempre in nuova sera. Poi se siete interessati a accattare gioco scontato fino a 70% e molte piattaforme, quindi per computer oppure per e console, da descrizione dei video, sia in coppa a Twitch che in coppa a YouTube, trovate i link appunto a Robuti da Cattaiuca e poi di quattro link su i canali social miei che sono YouTube, Facebook, Instagram e Twitch. Poi se state guardando questo video in replica non vi muovete, perché appena finisce questo video continua la programmazione del canale. E allora voglio, grazie ancora per mi aver fatto compagnia. L'appuntamento è per sabato prossimo. La replica invece ho udito guardare coppa YouTube lunedì. E detto questo, io vi ringrazio. Thank you so much everyone. Merci beaucoup a tous. E state buoni.